Ciao a tutti e benvenuti al 31esimo episodio di Giochi Brutti. Scusatemi tanto se questo episodio ci ha messo un pochino ad uscire, però in questo periodo abbiamo avuto veramente tanti impegni e qualche cambiamento all'interno del canale. Quindi ragazzi, non vi preoccupate perché adesso torneremo tranquillamente ai ritmi di prima. Il titolo che tratteremo oggi è Patriots, A Nation Under Fire. E indovinate qual è la nazione sotto assedio? Ovviamente gli Stati Uniti. E questo titolo del 2006 è, per dire un termine bellico, perdente su tutti i fronti. Credetemi, ho dovuto impiegare tutta la mia buona volontà per riuscire a portare avanti un pochino questo gioco, però non voglio spoilerarvi niente e andiamo a vedere Patriots A Nation Under Fire. Patriots A Nation Under Fire è un FPS che, come nel 99% dei casi, coinvolge gli americani e i suoi nemici, questa volta con un però grande come una casa. La prima cosa che vedremo di questo gioco, oltre al menu principale, che a primo impatto si presenta anche bene, è un muro di testo che spiega la situazione. Ma attenzione, ho detto spiega la situazione, non, come accade spesso, spiega brevemente la situazione. Perché al posto di inventarsi un'animazione, ma anche pessima, per rappresentare quel che succede all'interno del gioco, hanno preferito scrivere un papiro letto dalla voce più allegra e svelta, particolarmente adatta a non far cadere le balle prima di cominciare il gioco. Vi spiego brevemente io. Dei terroristi attaccano gli Stati Uniti dopo aver fatto saltare alcune cariche nucleari in grosse città del paese, e il nostro protagonista è uno dei tanti miliziani chiamati a far parte della Guardia Nazionale per reprimere la minaccia che affligge gli Stati Uniti. Punto! Ed è effettivamente punto, ragazzi, perché a parte queste info che vi ho appena detto, e di cui non verremo aggiornati mai durante il gioco, non sapremo chi sono questi terroristi, da dove vengono, perché attaccano, che cosa vogliono. Non ci è dato saperlo, e il gioco, fino alla fine, si ridurrà a un semplice tiro a segno dei terroristi. Cominciamo a vedere se, almeno dal punto di vista estetico o del gameplay, questo titolo ha la minima possibilità di salvarsi. Ma sinceramente, cominciare il gioco e notare che un soldato, in un momento di emergenza, è calmo e tranquillo, seduto a una scrivania dove cerca di leggere tre fogli perfettamente identici tra loro, e soprattutto che gli hanno appioppato le texture dei guanti sulle mani senza effettivamente indossare i guanti, dando l'impressione che gli sia rimasto il segno nero di questi ultimi sulla pelle. Beh, sono cose che ti fanno partire proprio col piede giusto. O con la mano giusta. Ma proseguiamo il nostro tour all'interno della caserma, dove in quasi ogni stanza ci sarà un televisore acceso con dei titoli di coda infiniti appartenenti a non si sa cosa, e dove la voce che abbiamo ascoltato nell'intro verrà riproposta in loop per tutto il tempo. Ok, siamo in una caserma, e sicuramente il tipo impegnatissimo alla scrivania non sarà l'unico militare presente nel complesso. Facciamo subito conoscenza di qualche altro collega nel corridoio, aggraziato come un asino zoppo e che parla da solo. E indovinate un po'? Quanto potrà essere intelligente l'IA all'interno del gioco? Sì, quanto una busta della spesa. Ma osserviamo con attenzione quali saranno le mansioni di un soldato preso a campione all'interno di una caserma in stato di allerta, poiché la nazione è sotto attacco. Come si poteva facilmente immaginare, andranno avanti e indietro per i corridoi senza alcun motivo. All'infinito. Giustamente i programmatori avranno pensato: ok, mettiamo i soldati. Sì, ma cosa fa un soldato? Il soldato che fa? Marcia. E facciamoli marciare. E così sicuramente è stato. E poco prima di lasciare del tutto il corridoio, vengo bloccato da una frase di un soldato che può essere facilmente fraintesa. I should have been a fucking cook. Cosa ha detto? I should have been a fucking cook. I should have been a fucking cook. I should have been a fucking cook. Ma lasciamo perdere gli ebeti nel corridoio per vedere se almeno una persona sana di mente esiste da queste parti. E in palestra mi si presenta la scena più creepy. Soldati in addestramento. Ecco come ci si prepara la battaglia. Ma qui si gioca alle belle statuine o un 2-3 stella? No dai, vi spiego io come si fa un bel gioco. Giochiamo alla mucchiata.
9 soldati messi random in una stanza la cui unica istruzione è quella di guardarsi intorno dopo essersi disposti a scacchiera. Grande trovata scenografica all'interno di una mappa. Ma proseguiamo il nostro tour della caserma per vedere quali altre sorprese ci riserverà. Entrati nell'armeria, non troveremo armi, giustamente. Anzi, quel che dovremo fare per procurarci gli strumenti del mestiere sarà trovare un martello e con quest'ultimo distruggere delle casse dentro le quali saranno celate le armi. Un attimo. Dal 2009 al 2011, quando ero nell'esercito, ero impiegato in armeria e... non ricordo di aver mai rotto casse per procurare armi a qualcuno. Insomma, l'armeria della Guardia Nazionale funziona così. E indovinate un po', cosa accadrà non appena otterremo le armi? Oh no, i terroristi ci attaccano! La nostra IA è stupida! E per rispondere al fuoco ci spariamo anche tra di noi! In effetti, l'intelligenza artificiale di questo gioco funziona così. Gironzola, punta, spara. Senza vedere cosa c'è in mezzo e dove ci si trova. Quindi saranno frequenti i momenti in cui i nostri compagni ci spareranno, oppure questi, nascosti da qualche oggetto più alto di loro, spareranno contro l'oggetto in questione, non risolvendo una mazza. Poi, piccola nota sui nostri compagni. Ecco cosa succede a reclutare Koddari. Oltre che degli imbecilli che tentano di entrare nel muro. A volte le due cose coincidono, ma vabbè, lasciamo perdere. E concentriamoci piuttosto sui nemici. Non commento neanche le animazioni. Per esempio quelle degli headshot, dove le vittime perderanno la testa all'istante. Di netto. E tra l'altro schizzeranno ritti e in piedi anche se si trovano piegati, in corsa o in posizioni strane. Ma analizziamo bene il contesto in cui ci troviamo. Siamo in una caserma dell'esercito. Siamo attaccati da dei terroristi. Negli Stati Uniti, dove tutti sono armati e dove i militari, poliziotti e vigili del fuoco sono più degli stessi civili. E noi siamo in una base dove il massimo della sicurezza è rappresentato da una reticella praticamente da pollaio e stiamo venendo assaliti da gente armata di tutto punto e che ci supera di numero. The fuck? Mazza che azione. La prima missione, una volta usciti nel... cortiletto? Possiamo definirlo così? Ci limiteremo a fare un tiro a segno con le armi che abbiamo rinvenuto a terra. Eh sì, perché ovviamente in una caserma o le troviamo per terra o nelle scatole di armi. Infatti, soffermiamoci proprio su queste ultime, poiché mi hanno mandato il cervello in pappa. Prendiamole distintamente una alla volta, dalla più scarsa e inutile alla più potente. Fucile a pompa, alias lo spara coriandoli. Sia da distanza media che ravvicinata, funzionerà solo ed esclusivamente se siete baciati dalla fortuna. L'animazione della ricarica è incompleta, come si può notare. Scatteremo molto alla fine dell'inserimento della cartuccia. L'MP5. Penso che una pompa dell'acqua riutilizzata a frusta potrebbe essere più letale per svariati motivi. Primo, perché fa poco e niente di danni. A volte non uccide neanche con un proiettile al cranio. Ed ogni singola volta che recupereremo un'arma da terra, questa ci lascerà soltanto 5 proiettili alla volta. Quindi se prendiamo 3 fucili da terra, avremo 15 colpi. Davanti ci troveremo sempre 8 o 9 terroristi. L'arma è fatta in maniera tale che si possano erogare tanti colpi in pochi secondi ed essere imprecisa. Ora, a meno che non ti metti a dosare piano piano i colpi e punti sempre alla testa, a cosa ti serve uno sparapinoli che si presuppone debba essere utilizzato con colpi a buttare? AK-47 ed M16. Li metto insieme perché sono praticamente la stessa identica arma, ma con una skin diversa e con la medesima animazione di ricarica. Fa niente se uno lo si arma o si carica sul retro e l'altro dalla parte opposta alla mano sinistra. Non ci importa, non abbiamo voglia di fare due animazioni diverse. Facciamone una a metà strada. Ah, a volte anche a colpo singolo dovremmo lanciare qualche santo prima di far fuori qualcuno. Lanciarazzi? Devastante quanto inutile. Lo si trova raramente nel gioco, per fortuna, e con massimo 2 razzetti a disposizione. Micidiale e distruttivo contro se stessi e compagni, un colpo di phon per i nemici. Quasi al pari delle granate, che, trovandoci quasi sempre in luoghi aperti, non si sa mai quando dovremo usarle. Mo la devo usare, finalmente posso usarla! Cambia, veloce, porca miseria, cambia le armi! Vai, tira. Boom! Oh.
Oh cacchio, cacchio, i colpi, porca miseria, le armi si scaricano quando cambi, porca miseria. Lanciarazzi, certo, lanciarazzi, subito, subito, morite, finalmente. Ma porca... Comunque, ecco cosa sono in questo gioco lanciarazzi e granate. Veniamo quindi alla top 3 delle armi più micidiali presenti in Patriots. Alla numero 3, lo sniper, l'AVP, il pettinatore, il cecchino. Penso sia l'unica vera arma decente del gioco. Fa niente che è lo stesso modello di Counter-Strike 1.6 della VP, però ci piace così. Un colpo, un'uccisione. Freghiamocene della gravità, freghiamocene dei tempi giusti. Lo sniper cresimerà al primo colpo ogni genere di forma vivente all'interno del gioco. L'unica pecca è solo la grafica. Lo zoom. Ora, com'è possibile che mentre osserviamo il campo con l'ottica, il nostro fucile sia ancora al nostro cospetto nell'angolo dello schermo? Ma soprattutto, in un fucile convenzionale, a meno che non sia quello di precisione del primo Unreal Tournament o lo Shock del 2004, come mai avremo così tante cifre dopo il numero intero per l'ingrandimento dell'ottica? Lasciamo stare che queste sono fesserie. L'unica cosa che ci importa è che questo bastardo butta giù ogni cosa al primo colpo. Passiamo ora alla nostra seconda classificata. La base dell'FPS per eccellenza. La pistoletta. Eh già, la buona vecchia Beretta 92FS è l'arma da fuoco più OP del gioco. Stessa potenza dei fucili. Ho personalmente testato che se con un AK o M4 ci vogliono 2 o 3 colpi per far fuori un terrorista, con la pistola ce ne vogliono sempre 2 o 3. Considerata la più scarsa tra tutte le armi in ogni gioco, viene molto spesso ignorata. Ma essa spara velocemente, con precisione, e fa male. Ma soprattutto, è l'unica arma con cui non ci si troverà mai, e dico mai, a secco di munizioni, dato che sono sparsi in ogni dove, e inoltre la sua ricarica è velocissima. Penso davvero che si tratti della bocca da fuoco più potente di Patriots. Ma... è in prima posizione? Ragazzi, che ci crediate oppure no, ignorato fin dal primo momento in cui l'abbiamo trovato, il martello. Cacchio sì, il martello è la vera arma di distruzione di massa del gioco. Ha munizioni infinite, non si deteriora con l'utilizzo, lo puoi usare a raffica. Se colpisci un muro, fa lo stesso rumore di un proiettile che rimbalza. Ma soprattutto... sciotta al primo colpo. Avete sentito bene, sciotta. Avete mai sentito la minaccia? Ti spacco la testa. Bene, con il martello di Patriots potete farlo. All'infinito. E siccome i nemici sono stupidi, sarà anche semplice arrivare a colpire Melee senza prendere troppi danni. Il martello in testa, signori, è la vera arma per il soldato futuro. Vabbè dai, troppe emozioni per essere un martello. Continuiamo così il nostro giro all'interno delle fantastiche mappe di questo gioco. Vorrei soffermarmi 2 secondi ad osservare le camionette. Questo è un Hammer H1 dell'esercito statunitense. Questo è un Hammer H1 in Patriots. Questo è un finestrino di un veicolo in un normalissimo gioco, anche molto più vecchio di quello trattato. Questo è un finestrino in Patriots. Una maledettissima decalcomania di una foto appiccicata nel luogo dove si suppone vi sia il finestrino. Dio abbi pietà della loro anima. Diamo ora un'occhiata ai personaggi che ci orbiteranno intorno. I nostri compagni, come abbiamo già detto, non sono delle volpi, così come gli ostaggi che di tanto in tanto dovremo liberare. Si presuppone che tutti i personaggi presenti in un gioco, non cattivi, ti supportino. Allora, mi spiegate perché... si mettono in mezzo quando sparo, si fanno ammazzare come se niente fosse. Dai, su, entrate. Entrate, oh! Sì, sì, no, comodi, fatevi accoppare. E renderanno soprattutto ogni passaggio da luoghi stretti un parto. Bloccheranno in ogni dove e in ogni modo. Vediamo ora i nemici. Tutti uguali, tutti con le stesse animazioni. E tutti... Oh cacchio, che cos'è stato? Signori, a voi il kamikaze, il personaggio più terrorista di tutti. È praticamente un creeper urlante piazzato strategicamente in posti stretti e dietro gli angoli. Come vi ho già detto, un creeper.
Ma la cosa più creepy è la sua faccia quando muore nel caso lo dovessimo uccidere prima che esploda. Dannazione, questo me lo sogno la notte, altro che scherzi. Sempre parlando di nemici, questi ultimi pare che non abbiano avuto la posizione studiata a regola d'arte dai programmatori. Molto spesso ce li troveremo nei posti più impensabili e insensati, e a quanto pare hanno anche gusti strani, dato che ne ho trovati un paio nelle docce della caserma, zozzoni, e uno all'interno della vasca da bagno di un'abitazione. Poi, altra cosa che mi sembra non stupida, ma inutile all'interno di un FPS, è l'estintore. Dannazione, alcune missioni richiedono che, oltre a far fuori tutti i cattivoni di turno, si debba anche spegnere le fiamme presenti all'interno degli edifici. Così, tra un colpo e l'altro, dovremmo anche improvvisarci pompieri. E non potremmo giocare a fare Erpantera tirando l'estintore, ma ogni volta dovremmo litigare con lo switch delle armi, che ricordo è possibile effettuare solo con la rotellina in maniera molto lenta. Oh, va fuoco il pavimento di marmo in bagno! Devo fare attenzione prima che prendano fuoco le piastrelle in ceramica. Bene, passiamo ora al livello più penoso e stressante che esista in questo gioco, quello dei sobborghi. Madonna santa, ragazzi, sono stato almeno 3 ore per concludere questa parte. 3 ore di stranezze che vi riassumerò in pochissimi secondi, perché altrimenti rischierei veramente di farvi esplodere la testa. Allora, basilarmente in questa missione dovremmo non uccidere più cattivi possibili, ma anche liberare 3 ostaggi. Ora, nel sobborgo ci troviamo a terra un'apposita area adibita alla liberazione degli ostaggi, come in un normale quartiere. Notare che solo le facciate delle case rivolte verso la strada hanno le finestre, come in un normale quartiere. Gli alberi sono finti, perché se ti ci nascondi dietro non ti parano dai colpi, come un normale quartiere. Il quartiere non ha vie d'uscita, come un normale quartiere. I civili in casa hanno più armi e munizioni della caserma, come in un normale quartiere. Terroristi, oltre che spawnare all'infinito, ti tirano anche dei fumogeni che non servono a niente, come in un normale quartiere. Ogni tanto, quando giri l'angolo, esplodi, come in un normale quartiere. Ma soprattutto, madre di tutte le cose odiose, nelle case, tutte uguali, abbiamo sempre 2 televisori accesi sullo stesso canale, ma fuori sincrono tra di loro, giusto per farti rimbambire di più, come un maledettissimo quartiere normale. Ed ora, come ho smesso di giocare a questo scempio? Nella terza missione dovremmo entrare in un hotel, o almeno quello sembra, e oltre a far fuori i soliti cattivi che spawnano all'infinito, dovremmo liberare i canonici 3 ostaggi. E se oltre a non sapere a che piano si trovino i suddetti, ed essere ostacolati dal fatto che tutti i piani, tutte le stanze, tutte le scale, tutti gli ingressi, tutti gli arredamenti sono dannatamente uguali, vedremo terminate le nostre partite davanti a questo tizio. Lui. L'ostaggio che non ci segue. Ci ho perso quasi 2 ore dietro. Ho riavviato la missione almeno 10 volte e non mi ha mai seguito. Niente. È buggato lì. Non si muove, neanche se lo prendo a martellate. Ora, come è successo anche in altri giochi di questa serie, controllo se posso modificare il salvataggio in maniera tale da poter andare avanti e provare il gioco. Effettivamente i salvataggi sono facili da moddare, solo che una volta che inserisco il 4° livello, quest'ultimo non carica. Ma, eppure se faccio il test per il capitolo precedente funziona. Che diavolo? Andiamo a vedere la cartella con le mappe. Le mappe arrivano solo al 3° livello. E cercando online da ogni parte, in forum abbattutissimi, dove c'è gente che ama esplorare questi giochi sfigati, tutti affermano che non è possibile proseguire nel gioco poiché tutti si bloccano a quello stagio e soprattutto non esistono i livelli successivi. Basta. A questo gioco ho dedicato fin troppo tempo. È ora di farla finita e mandarlo al creatore dei videogiochi. E non intesa la sua casa produttrice. Tanto è fallita. Bene, ancora una volta poniamo fine al gioco di oggi. Negli episodi precedenti vi ho sempre fatto vedere armi che la modernità ci ha portato e ci ha reso divertenti utilizzare. Ho utilizzato fucili, balestre, coltelli e tante altre cose. Stavolta però torniamo alle origini. Distruggeremo il gioco tramite l'arma più primordiale di tutte.
una fionda di fortuna e una biglia in metallo della dimensione di quasi un centimetro. Procediamo. Bersaglio abbattuto. Bene, direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Qui è Fraus per Parliamo di Videogiochi, ci rivediamo al prossimo video.